Bentornati nello sfavillante canale Annalisa Superstar. Oggi parliamo di spazzole, perché prima di fare dei video sulla messa in piega ho capito che era opportuno parlare proprio di spazzole, perché la buona spazzola fa la differenza. Esattamente così come il phon, però la spazzola come primo investimento è decisamente più affrontabile. Prima di parlare di spazzole, per favore ricorda di iscriverti al canale per non perderti i video sulle pieghe che arriveranno nelle prossime settimane e sostieni me e i miei canali lasciando un po' di censura al video. Grazie. Bene, cominciamo. Non tutte le spazzole sono uguali, non esisterebbero così tante. Io un tempo pensavo che una valesse l'altra, devo essere sincera, poi ho cominciato a provare diverse tipologie di spazzole e devo dire che no, non è vero, pensavo malissimo, ogni spazzola ha la sua funzione e ogni spazzola serve a qualcosa di diverso e ogni diametro è adatto a un tipo di capelli diverso. È pur vero che delle regole fisse, che non è che ho stabilito io, ma chi lo fa di mestiere ne sa decisamente più di me, ha stabilito o ha attestato o può provare, guarda è così, punto e basta, non si discute, in realtà vengono messo proprio in discussione perché, ma io mi trovo bene con questa, vale a dire, diametro estremo di spazzola rotonda utilizzata su capelli corti, ma perché io mi trovo bene così? Io lì non entro in merito, che ognuno faccia quello che reputi opportuno, ecco. Sostanzialmente esistono due tipi di spazzole. Quelle che servono per pettinarsi, che sono che diciamo in generale, tu dici ma perché le altre no, le altre servono un'altra cosa, aspetta, perché quelle che servono per pettinarsi si chiamano pneumatiche, e le spazzole per lo styling. Lo styling sostanzialmente è un modo molto international che indica quando ci asciughiamo i capelli, sostanzialmente, proprio detta tra di noi. Quella adatta a pettinarsi non va bene per fare lo styling e quella per fare lo styling non va bene per pettinarsi. Però anche qui io sono sicura che tanti mi diranno no, ma io con una spazzola faccio tutto. Ottimo! Ogni spazzola ha una funzione diversa e varia in forma, materiale e utilizzo. E questo utilizzo è molto legato alla tipologia di capelli, spessore dei capelli e lunghezza dei capelli. Parliamo delle spazzole da styling, le spazzole che usiamo quando ci asciughiamo i capelli. Diciamo che sostanzialmente ci sarebbero due regole che dovremmo seguire. La prima è che tipologia di styling vogliamo dare. Che detto pane e salame, come li vogliamo asciugare questi capelli? E la lunghezza dei capelli. Per quanto riguarda il materiale, anche lo spessore dei capelli, ma ci arriviamo pian piano. La regola generale vuole che per i capelli corti è opportuno utilizzare un diametro piccolo, una S. Questa spazzola non ha il diametro più piccolo che esista, però per me già questo è piccolo, anche perché io non porto i capelli corti da 20 anni. Però questa spazzola gliela utilizzo per lo styling, perché con questa spazzola faccio i capelli mossi. Spazzole da diametro medio, e questo diametro medio va bene per i capelli medio lunghi. Diametro ampio va bene per i capelli lunghi. Allora, cominciamo a parlare di brand. Queste spazzole che io ti ho mostrato sono tutte dello stesso brand, che è Thermix. Thermix si trova molto facilmente online. Io le ho acquistate tutte in momenti diversi al Cosmoprof, perché sono spazzole quelle quali mi trovo molto bene. La mia primissima Thermix è stata questa, e da questa io ho cominciato a non poter fare a meno di questo tipo di spazzole. Io le compro al Cosmoprof, però si trovano con moltissima facilità online. Questo brand sono spazzole con un rivestimento in ceramica. Ceramica che noi ormai troviamo sia nelle spazzole che nei beccucci per i phon, e si fa la differenza. Il beccuccio con il rivestimento interno in ceramica, devo dire che la differenza obiettivamente si vede a occhio nudo. A cosa serve questa benedetta ceramica che noi troviamo in rivestimento di spazzole in questo caso, ma anche in piastre? Allora, io parlo adesso soltanto delle spazzole, ma la ceramica la si trova in tantissimi strumenti che servono per fare questo benedetto styling dei capelli. La ceramica consente di fare una messa in piega decisamente più fluida rispetto ad altri materiali che vengono utilizzati per altre spazzole, come questa anima metallica. Allora, piccola parentesi, perché penso che qualcuno me lo chiederà anche sotto questo video. L'ho cercata in lungo e in largo, soprattutto un link da fornire per dare una disponibilità su questa spazzola con l'anima in metallo che si riscalda più di quelle in plastica. Non l'ho mai trovata, mi dispiace. Se qualcuno ha trovato il link, se per favore me lo può mandare su direct, che io lo ricondivido. Chiusa parentesi. Una spazzola come questa, sicuramente con l'anima metallica, rispetto a una spazzola come questa con l'anima in ceramica, ci sono delle differenze che io ho avvertito. Il rivestimento in ceramica consente una piega decisamente più fluida
è un materiale sicuramente più delicato e che quindi ci aiuta a non rovinare i capelli. Li rende decisamente più brillanti, ecco perché se poi fai una combo tipo spazzola di vestimento in ceramica e beccuccio in ceramica del phon, ciao! Cioè lì per lì proprio l'impatto visivo è immediato. Mi capita di condividere delle storie la sera dopo aver asciugato i capelli con spazzola in ceramica e phon col beccuccio in ceramica, e sotto quelle storie io ho sempre commenti tipo ma che capelli brillantissimi, è l'effetto di queste due cose. Un'altra particolarità del rivestimento in ceramica è che la ceramica consente la distribuzione del calore in modo decisamente più uniforme. Esistono diversi tipi di setole anche oltre che il rivestimento, le setole naturali, che spesso e volentieri sono con setole di cinghiale, hanno una funzione decisamente diversa, danno quella sensazione di capello lucido perché queste setole naturali distribuiscono in modo uniforme l'olio naturale che il cuoio capelluto produce sostanzialmente. Io l'ho utilizzata per diversi anni, poi mi sono approcciata a queste spazzole col rivestimento in ceramica e l'ho accantonata, tanto che l'ho anche regalata, infatti non ho niente da mostrarti, con delle setole naturali. In generale tutto quello che io ho letto sulle spazzole prevede che una spazzola con un tipo di setole sintetiche tendono a aiutare ad eliminare il crespo ai capelli. All'inizio di video io dico che ogni spazzola ha la sua propria funzione. Tutto dipende da quanto è grosso il capello, quanto è lungo il capello, però è pur vero che con ogni spazzola si possono fare diversi styling, quindi il diametro medio a me serve per fare i capelli mossi, i cosiddetti messi, che sono quelli che spesso e volentieri mi vedi durante i video o durante le storie. Quel video arriverà fra un paio di settimane, prima volevo parlare delle spazzole e mostrarti le varie tipologie di spazzole in modo da non dilungarmi in quel video, perché in quel video farò vedere sia la piega messi che la piega liscia fatta praticamente in 5 minuti con una spazzola di questo diametro. È vero che dipende il diametro, facciamo uno styling diverso, però è pur vero specificare che queste spazzole che vengono utilizzate anche ad uso professionale, perché per esempio dal mio parrucchiere io vedo le Thermix in giro, ma in tanti parrucchieri io ho visto Thermix in giro, così come ne esistono tantissimi altri brand. Se per esempio tu conosci un brand con il quale ti trovi bene, scrivi tra i commenti, può essere utile, magari dici io la Thermix non la voglio comprare, punto. Quindi se tu hai un brand del cuore, segnalalo. La cosa bella di queste spazzole che io compro ormai da anni è che sono diversificate in base al tipo di capello, quindi se tu hai capelli sottili esiste un tipo di rivestimento, per i capelli un po' più grossi esiste un altro tipo di rivestimento. Io ho i capelli grossi e quindi compro quello con il rivestimento adatto ai capelli grossi. Allora, ho chiesto un po' in giro a tanti amici parrucchieri per i capelli fini quale spazzola utilizzare, tutti mi hanno dato la stessa identica risposta: pettini. Io uso questi due pettini. Questo in plastica lo uso per fare lo shampoo, per spettinare i capelli quando faccio lo shampoo in modo tale da togliere anche più velocemente i residui di prodotto. Questo pettine invece lo utilizzo quando ho finito di fare lo shampoo, ho finito di fare la doccia e devo pettinare i capelli bagnati. Se ti si spezzano i capelli, il pettine in legno è la soluzione, soprattutto per utilizzarlo sui capelli bagnati. Per quanto riguarda invece le spazzole pneumatiche, quelle per pettinarsi, ecco le mie spazzole. La mia preferita sicuramente è questa con i denti in legno. Questa è quella che io uso tutti i giorni per i miei capelli. La trovo delicata, mi piace per l'apertura molto larga e che è adatta ai capelli lunghi. Ed effettivamente... sapete... questo tipo di spazzola, oltre ad essere indicata per chi ha i capelli lunghi, allarga le onde. Quindi quando vuoi le onde cosiddette messi o le onde larghe, puoi anche fare uno styling con le onde strette e poi ammorbidirla con questa spazzola. La spazzola come questo ti fa quell'effetto proprio di onda larga perché le ammorbidisce. In tanti la utilizzano anche avendo i capelli ricci proprio perché ammorbidisce il riccio. Questa spazzola l'ho comprata al Cosmoprof, si è rovinata a tempo subito, diciamo che è più carina che utile. Per quanto riguarda le Tangle Teaser, non sono le mie spazzole preferite, io ho solo questa. Ho avuto una Tangle Teaser originale e l'ho regalata perché non mi sono trovata per niente bene. Questa te la sto facendo vedere così a livello dimostrativo, era in un kit con una maschera per capelli. Non ho nodi da sciogliere perché la Tangle Teaser teoricamente serve proprio per sciogliere nodi. Spazzole come queste non mi piacciono, non la trovo pratica, ho come la sensazione che invece di sciogliere i nodi mi spezzi
capelli. È un tipo di spazzola che non mi è mai piaciuto. La mostro in video per metterla all'interno del contesto delle spazzole pneumatiche che ci servono per pettinarci, ma non è la mia preferita. So che in tanti ne vanno pazzi, ne comprano pure tante, anche perché la Tangle Teaser poi lancia tantissimi prodotti continuamente, ma non sono le spazzole che io preferisco. Preferisco quelle con i denti in legno. Allora, prossimamente arriveranno due video. Nel primo video, che arriverà fra un paio di settimane, utilizzeremo le spazzole per fare la piega, ed è un investimento decisamente affrontabile, anche perché una spazzola del genere come prezzo oscilla dai 6 ai 15 euro e diciamo che si può fare. Nel secondo video, che arriverà un po' più in là, utilizzeremo degli attrezzi, degli strumenti, spazzola lisciante, spazzola riscaldata, piastra, per ottenere uno styling diverso. Ti annuncio già in questo video che io preferisco fare lo styling con la spazzola e rinfrescare la piega con gli attrezzi. Io ho avvertito la differenza. Questi due video di cui ti sto annunciando l'uscita verranno intervallati da un video dove parlerò dei prodotti che sto utilizzando per la routine dei miei capelli, perché sono video che mi vengono richiestissimi quotidianamente, quindi saranno allungati in modo tale che nel frattempo prendiamo confidenza con il concetto di spazzola, diametro di spazzola, il prodotto da utilizzare e come impugnare un benedetto phon. Spero che il mio video ti sia piaciuto. Per favore, non dimenticare di sostenere i miei canali lasciando un pollice in su e iscrivendoti. Grazie mille per l'attenzione. Ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Ciao!